ha sbagliato gli amici. I nodi da sciogliere dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle sono tanti, ma il primo ci ha pensato lui, togliendosi simbolicamente la cravatta. Ma di quello che mi dicono è una cravatta fantastica. Una cravatta già diventato cimelio negli uffici del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, ma che desta qualche perplessità tra gli esperti del settore. Non è bruttissima, però poteva fare di meglio. Sicuramente non questa, magari avrei messo una cravatta regimental forse. Un 6 politico. Almeno un bluette metterei io, pure il tono del Bordeaux, però anche un bluette regimental. Riguardo il nodo, Di Maio di solito porta sempre questi nodi. Sì, fa il nodo doppio, il nodo grosso. A me è un po' troppo grande, secondo me ormai non si usa più, un po' superato. Ma il nodo si può fare di meglio sicuramente. Tipo? Questo è un po' larghetto, è un po' fuori moda adesso. Che dici, Gigi? E mentre c'è chi suggerisce uno stile più giovane, c'è chi vede in questo gesto della cravatta un significato altamente simbolico. Forse perché si è liberato di questo peso che ci aveva sopra, e allora si è liberato anche questa cravatta. Bisogna vedere se qualcuno con la cravatta la voleva tirare ancora di più, capito? Si è rallentata perché c'aveva paura. Ha voluto fare la sua uscita. Di Maio ha detto: i veri nemici sono quelli che non si conoscono. Bisogna stare attenti dagli amici, perché c'è il fuoco amico, diciamo, è classico. Ha sbagliato gli amici, non doveva crederci. Lui si difende, diciamo, c'ha ancora le mani in pasta. Ma che è molto bello, mi piacerebbe come marito. E per alcuni il discorso d'addio di Di Maio è specialmente il gesto simbolico della chiusura di un'era. Ma è finito il movimento o Di Maio? Il movimento proprio, ideale, tutto, è finito tutto. Non interpreta più quelle formule di anticasta, insomma, ormai è un partito quasi omologo al PD. Si è dimesso, no! Capo politico! Non ci credo! De Masi, allora...